Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con un nuovo match di Blood Bowl. Allora, l'ultimo match è stato quello in cui abbiamo incontrato per la prima volta gli Elfi Oscuri. È andata un po' così così, niente di particolare ma neanche niente di buonissimo. Un 2-0, poche ferite, eccetera eccetera. Di nuovo ora un nuovo match con i non morti che davvero, davvero, l'ho ripetuto già tante altre volte, ma a quanto pare sono la mia nemesi, dannazione. Ora loro hanno anche una star, Neckbreakerek. Questo giocatore farà parte della squadra per una partita. Le star le abbiamo già incontrate in alcuni match di Blood Bowl. Ve lo ripeto, sono giocatori molto molto potenti che sono presi come mercenari giocando per la squadra soltanto per una partita. In genere sono molto molto costosi. Ovviamente c'è insomma una star più costosa di altre, però in genere sono molto potenti o molto utili, o entrambe le cose, insomma. Non abbiamo ancora incontrato delle star veramente potentissime, tanto da dire, cavolo, non riesco davvero a fermarle in nessuna maniera. Però questo non vuol dire che non siano forti, e ho come l'impressione che sia esattamente quello che ci si para davanti agli occhi ora. Quella mummia gigante lì. Oh, ok, ricevo la palla. Andiamolo subito a esaminare questo tizio. Tanto the third. Oddio, ma questo c'ha forza 6. Dove gli metto mano? Spirito, mummia. Dove cavolo è la star? Non la vedo. Star, eccolo qua. Forza 4, agilità 2. Ruba palla, rigenerazione, rompere placcaggio, blocco. Bestione? Davvero? Solitario, d'accordo. Beh, deve essere una sorta di blitzer, è un giocatore d'attacco. Facciamo la nostra formazione come al solito. Vediamo di andare anche abbastanza veloci, perché ragazzi mi sono accorto che comunque le partite di Blood Bowl sono belle quando scorrono, ma un po' tutte le cose sul canale. Quindi sto cercando di essere un pochettino più spedito nel fare i video, perlomeno ci sto provando. Questo però non a discapito dello spiegare tutto e dell'essere abbastanza descrittivo nelle cose, perché è una cosa che mi piace molto e che vorrei che fosse una caratteristica del canale. Bene, la nostra formazione è stata fatta, direi che si può procedere col calcio d'inizio che riceviamo. Fan invisibilio vuol dire, ok, lanciare un dado è la propria fama o un rilancio extra. Molto bene. La palla è abbastanza lontanuccia, però abbiamo il nostro bello 5 con movimento 9 che può esserci d'aiuto. Cavolo ragazzi, ci sono tante mummie e c'è questa mummia centrale che è di livello 6. È di livello 6 questo giocatore. È fortissimo. Guardia, blocco, afferra, blocco multiplo e più uno forza. Mamma mia. È veramente, veramente potente. Non c'è che dire. Allora, mettiamo questi scinchi qua per annullare il vantaggio altrui. Iniziamo a fare qualche blocco. Ok, un KO come primo blocco. Direi che ci sta, insomma. Una buona cosa. Portiamo questo Sauro qui e questo Sauro qui, perché la linea centrale deve essere bella tosta. Poi il punto in cui riesco a farmi più largo è quello che sarà scelto per passare con lo 5, insomma. Vediamo un po'. Vai, proviamo con un blitz con lui. Blocco e blocco. Va bene, non ho ottenuto niente di particolare. Ora questa mummia forza 5, direi che ci provo, dai. Solo spinta indietro, ma questa ha fermezza. Il Croxigor, ragazzi, il Croxigor prenderà un sacco di schiaffi. Per quanto strano possa sembrare, io credo che in questa partita il Croxigor sarà ancora più inutile del solito. Già da solo a quanto pare non riesce a combinare un cavolo di niente. Ma stavolta temo che sarà ancora peggio. Esatto, esattamente come temevo. Addirittura è stato così stupido. Molto bene. Allora, adesso rialziamo il Croxigor. Ovviamente tonto, perché ci voleva, no? Cominciamo con i blocchi, ragazzi, e vediamo che cosa ci capita.
Vediamo il punto in cui riesco a farmi largo. Quale sarà? Ok. Qui ho due dadi. Ottimo. E penso che lo seguirò. Qui ho un dado solo. Magari lo faccio come ultima possibilità. Un altro KO. Qui è spinto. Non seguirlo. Qui forse ho un dado solo. D'accordo, qui ho un dado solo. Un dado solo. D'accordo, direi che lo Shinko dovrebbe dirigersi verso di qua. Direi proprio di sì. Con i non morti devo sfruttare assolutamente questa cosa. Cercare di utilizzare i giocatori più veloci e utilizzarli al meglio per cercare di non farmi raggiungere. Proviamo un altro blocco. Esatto, molto bene. Bam. Ora vediamo. Eh sì, dai, c'è un dado anche qui. Proviamoci. Ci ha schivata. Ok. Forse avrei dovuto marcarlo. Sì. Vabbè. Fine turno. Vediamo un po' che cosa combinano. Purtroppo con quella mummia forza 6, con blocco, con tante cose sarà difficile. Ma a quanto pare sono riusciti a fare una scemenza. Molto bene. Allora, facciamo i nostri blocchi di routine. Però forse è il caso forse è il caso prima di tutto di far avanzare lo Shinko fino a qui. Vai, vai, vai. Molto bene. E tu invece farai un bel blitz. Anzi, qui, possibilmente. Esatto. Oh, che meraviglia, un bel infortunio. Ve l'ho mai detto che questo è il mio sauro preferito? Forse uno o due volte, dai, non molto. Perfetto. Perfetto. Oh, i sauri si stanno comportando molto bene ultimamente. Non mi posso certo lamentare di loro. Croxigor, torni in piedi? Sì, ma ovviamente. Sai com'è? 4, 5. Allora, blitz. Ah, il blitz l'ho già fatto, è vero. Vediamo un po'. Penso che lo metterò qui, questo sauro. E penso che proverò con questo Shinko ad arrivare a cercare di buttare giù costui. Ci provo. E ce l'ho anche fatta. Non seguirlo. Perfetto. Credo che... credo che farò così. Bene. Se Dio vuole mi sono assicurato una meta. Ovviamente si rialza, ma non può fare molto altro. Le mummie dei non morti standard si muovono di 3 e non di 4. Il che vuol dire che se le butti giù e non le segui, anche il turno loro in cui si rialzano, poi il turno dopo tuo sarai libero. Vediamo, vediamo, dai, fai qualcosa di stupido. Tipo questo, in effetti. Va bene, facciamo un po' di blocchi di routine. Ok. Ok, ottimo. E il mio sauro preferito può andare a farsi un bel blitz fino a... sì, fermati, va. Dove pensi di andare? No, vai con il blocco qui. Perfetto. E con il blocco qui. Esatto. Esattamente. E un bel KO. Adesso lui. Allora, 5, 6. Proviamo a fare blocco con il Croxigor. Oh, bravo. Oh, ha fatto qualcosa di utile, anche se non è che abbia ottenuto chissà che. Questo Shinko lo userò a mettere qui, direi. Ok. Vabbè, non mi posso lamentare di come sta andando, effettivamente. Però voglio sfruttare questa
Aspetta, ma c'ha... Ok, sì, a forza 4, non me ne ero accorto. Ok, devo fare due scatti con il Sauro adesso, che è una cosa rischiosa. Ma ho ancora il ritiro da giocare, perché la Star è... Oh no, provo a rilanciare. Ok, va bene così. No, non seguirlo. Buttalo fuori, esatto. Non gli ho fatto niente, vero? Vediamo se rispunta fuori qui. Sì, rispunta fuori qui. È solo fuori dal campo. Va bene, vai, meta. Meta al quarto turno con il mio 5 preferito, che credo che in una maniera o nell'altra, se non in questa partita, ma presto avanzerà, dato che uno o due mete a partita le fa quasi sempre. Effettivamente è una bella bestia. Mai come quella mummia, santi Dio, con forza 6, che è di livello 6. Per arrivare al livello 6, ragazzi, ci vuole veramente tantissimo. Beh, la cosa positiva è che però i tre giocatori in KO, nessuno di loro è tornato in campo. Quindi, bella per tutti, perché adesso sono uno di meno. 3, 6... Aspetta, come? 3, 6, 7, 8, 9. Come cavolo fanno a essere il 9? Oh, un rilancio extra pure. Come mai sono in 9? Sono pochi. Ah, bello schiaffone. Dai, fallisci. Ah, ho usato un ritira. Ah, ce n'ha pochi di ritira lui. Solo 3. È partito. E ha fallito. Va bene, allora. Cavolo, questa forza 4, d'accordo. Due scatti, proviamoci, dai. Così arrivo a contatto. Ok, rilancia. Ok, non ho ottenuto niente. Vabbè, almeno sono quasi a contatto. Adesso tu vai qui, che devi marcare lui. Tu... Beh, in effetti... Privata... Ah, scatto... Beh, d'accordo. Tu vai qui. Tu butta giù costui. No, solo spinto, va bene. Tu smarcati e vai qui ad aiutare il Croxigor, che adesso ha un dado. Ma se Dio vuole... Scusa, ma se ho passo sicuro, è meglio fare uno scatto, no? Ok, bravo Croxigor. Ed è anche stordito. Dai, dai, non mi lamento. Va bene, vai qui. E tu, Sauro, vai... qui. Così la mummia ha un solo dado da tirare, perché ha il supporto. Sono tutti marcati. Beh, ragazzi, allora, contro questi non morti sta andando meglio di sempre, ok? Ho mandato KO o feriti veramente un sacco di loro, perciò non mi posso assolutamente lamentare. Sono pochi in campo. Se Dio vuole, riesco addirittura a fare una meta prima della fine del primo tempo. Vediamo cosa fanno. Io ho sempre la speranza che facciano qualcosa di stupido. Vediamo, vediamo. Sta pensando. Ok, solo spinto, d'accordo. Ok, e costui si è smarcato, d'accordo. Però mi ha fatto quasi un favore, sai? Perché altrimenti sarei rimasto là a dover picchiare quello spirito. Invece adesso posso fare un blitz e arrivare a contatto con quello là. Ah, si sono smarcati. Scheletro con agilità 2 si è smarcato, però. Ho corso un bel rischio. Ho ancora un totale di... No, il prossimo turno mio è il sesto. 6, 7, 8. Beh, ho ancora 3 turni da giocare. Una meta si può fare. Ehi, dai,
come mai? Ah, ok. Perfetto. No, vediamo un po'. Allora, se il Croxigon riesce a fare qualcosa di utile, tipo così, esatto, io con questo Sauro potrei essere libero se mi riesce anche quest'altro blocco. Sì, segui. Oh, esatto. Ok. Ok, facciamo prima questo blitz che è molto importante. Cavolo, questo spirito è di livello 6 pure. Ma che diavolo hanno questi? Oh, bravissimo. Ti voglio bene, Sauro mio preferito. Quanto ti voglio bene. Di anche fallita la rigenerazione. Ok, ok, ok. Vai. Vai, abbatti questa star. Non l'ha abbattuta. Va bene. Poco male. Adesso. E questo scinco se ne andrà qui. No, manco per il cavolo. Questo scinco se ne andrà qui. Sì. E questo Sauro invece si dirigerà più o meno qui. Direi di sì. Perfetto. Ma va piuttosto bene così. E questo scinco invece resterà qui, perché i Sauri hanno bisogno di supporto. Oh, blocco un dado, dai, lo provo. Qui, così. Mi sa che ho finito, vero? No, sarebbe questo. Blocca due dadi. No, vabbè, basta, lo lascio lì. Si è smarcato? Va verso la mia linea di meta? Certe volte i movimenti del computer non hanno alcun senso. Vediamo cosa fanno per uscire da questa situazione. Sono proprio curioso. Ok. Bene. Vabbè. Era un po' prevedibile, in effetti. L'hanno fatto probabilmente per liberare quello. Quello aveva già fatto il blocco. È successo 6 secondi fa, ma non me lo ricordo. E va bene, sta cavolo di mummia. Decisamente sono la mia nemesi in questa campagna, sì. L'avrò incontrata almeno 6 volte. Me, povero illuso, che avevo pensato già dall'inizio di avere la superiorità del centrocampo. Ah, veniamo a noi. Vai, blocco più importante di tutti, io lo rilancerei. Oppure, sì, va bene, spinto. Un altro bel blocco qui. Oh, perfetto, grazie. Fai qualche blocchetto, va. Questo bello spirito, tu hai placcaggio, quindi... Esatto, bravo. Bam. Sauro. Ok, ottimo. Ah, ragazzi, e la rigenerazione, ma gli sta funzionando? Sembrerebbe di no. Ragazzi, mai andata così bene una partita contro i non morti, ma proprio mai. Assolutamente. Croxigor, togliti una soddisfazione, va. Per niente. Segui, va. E tu, cara mia lucertolina, che sei sempre tu, vai a fare meta. Yes. Bene. Settimo turno 2-0, direi che è un ottimo risultato, ragazzi. Direi davvero tanto. Ok. Ammirate, ammirate la quantità di schiaffi che ho dato. E se ne è ripreso solo uno dal KO. Sono davvero pochi in campo. E a me non hanno fatto assolutamente niente. Sta andando decisamente per il verso giusto questa partita. 3, 6, 7, 8 in campo sono. Posso davvero spaziare.
Clima mutevole. Questo è il genere di situazioni in cui, con un 2-0 e con così poca gente in campo per l'avversario, io in genere mi prendo del tempo per far fare più punti possibile ai giocatori che sono rimasti indietro. In particolare il nostro solito odiato Kroxigor è rimasto indietro di tutta evidenza, come già vi ho detto un sacco di volte. Purtroppo però c'ha davanti una mummia con forza 6 e non c'è molto che possa fare. Giusto i Sauri, che però mi hanno già dato delle soddisfazioni, devo dire. Ah, la mummia con forza 6 si è diretta verso il centro lì. Ma che bello, questo renderà le cose tutte molto più difficili. Allora, io quasi opterei per... buongiorno. Qua è complicato veramente. Se sarebbe davvero... Ah, tu c'hai guardia? Va bene, adesso non ce l'hai più. You think you'll be able to get up after that blow, Jim? Oh, yes. He's not the sort to stay down. No, usiamo questo Sauro come supporto e usiamo il Kroxigor per fare questo. Esatto. Vabbè, allora posso dire che in questa partita sono abbastanza contento dalla performance del Kroxigor, se non fosse che per il fatto che non mi ha creato problemi, non eccessivamente almeno. Blocco e placcaggio entrambi, io direi che facendo questo posso tentare di fare così. Esattamente. Oh! Ma che meraviglia, ragazzi! Alzo le mani, la mia fortuna è sfacciata, devo dire, in questa partita. Le morti sono sempre stati durissimi da buttare giù, eppure stavolta ce la sto facendo. Facciamo sciamare i vari sciamare i vari scinchetti quella. Questi sauri sono più che sufficienti qui, quindi vai scinchetto caro. Ho solo uno scinco a contatto col portatore di palla e verrà malmenato probabilmente, ma la mia superiorità numerica è abbastanza schiacciante. Ah, non mi ero accorto che era l'ottavo turno, dannazione. Quindi vabbè, tutto abbastanza inutile. Aspettiamo che fallisca e basta. Come mai si è fatto tutto il giro per farmi il blitz? Ma... Invece di aspettare, perché questo aveva il supporto. Ah, oh no, forse era nella casella a fianco. Questa mummia è una macchina da guerra, è una devastazione purtroppo. Sì, corri. Va bene. Fine primo tempo e devo dire che sono piuttosto soddisfatto. Sì. Ecco, purtroppo quelli col KO sono rientrati tutti, il che vuol dire che è quasi arrivato al numero di giocatori da avere in campo quasi obbligatoriamente. Però non credo tutti. 3, 6, 9. Esatto, sta 2 sotto. Perfetto. Allora, vediamo che cosa ci capita adesso. Purtroppo con quel po' di mummia là davanti il primo turno è sempre una sofferenza. Ecco, quella è la mia unica speranza di non ricevere un sacco di schiaffi, cioè che fallisca a prendere la palla nelle primissime mosse. Va bene, stanno facendo gruppo, d'accordo. Ma come cavolo cammina? Vabbè, però rigenerazione ha avuto e si è ripreso. Io direi che ci sta benissimo un blitz qui. Attenzione, come due... Ah, questa è la star. Ok. In tal caso... Ma però... Vabbè, allora.
Facciamo così intanto. Bam, stordito. You checked that move? Made him look stupid, I mean. The bench seems to be in two minds about what to do about the player lying prone on the pitch. Yeah, they don't know whether to send on a stretcher or a coffin. Portiamo un po' di gente a contatto. Io però un blitz lo voglio fare per arrivare a contatto almeno con uno. Ma davvero sì, voglio farlo. Voglio marcarli tutti. E così avranno sicuramente molti problemi a scrollarsi tutti di dosso. Purtroppo non è che sia proprio l'ideale così. Vero? Corruption so widespread that the referees guild. Già dovevo fare uno scatto così. Facciamo così, dai. Giochiamoci lo scatto colpendo quello centrale e non la star. Perfetto. E questo scinchetto se ne va qui. E questo bel Sauro direi che farà così. Adesso appena tiro giù le mummie andranno ad aiutare. Vai. Mannaggia la miseria maledetta. Proviamo a rilanciare anche se probabilmente non riuscirà. Infatti. E dire che si stava comportando così bene il Croxigor. Il Sauro è stato stordito. Ah, però. Bene, due giocatori storditi lì sono in netta minoranza. Purtroppo. Ah, ok, adesso il Croxigor si rialza e giustamente non c'ho neanche la il supporto della guardia. Che inutilità. Spero davvero che avanzi e che possa prendere qualcosa di più utile, perché davvero è un disastro. Rialza tutti e due. Purtroppo sì, hanno due supporti, ovviamente. Ah, hanno entrambi guardia. No, aspetta, lui no. Effettivamente lui no. Qua si fa complicata però. Eh sì, qui si fa molto complicata. Vabbè, facciamo così. Dobbiamo avere un pochettino di pazienza. Bam. No, ok. Ma dai, si può fare così. Circondiamoli. E adesso qui c'ho singoli dadi, purtroppo. Vabbè, spinto indietro. Spinto indietro. E qua singolo dado. No, rilanciamo. Spinto indietro. Vabbè, seguiamolo perché sennò poi va a rompere le scatole a quegli altri. Però. Ah, però, ha rotto il placcaggio con la forza. Giusto per mandarmi KO 1-5. E si è decisamente smarcato. Bene, grazie. Questo gli schiaffoni beccherà. Allora, di nuovo a singolo dado, dannazione. Ci devo provare perché... Oh, bravo. Sì, deve andare così. Assolutamente. Sono riuscito a buttarlo giù. Dannazione. Vai qui.
Ci sono sti tre cavolo di... Ah, dai, c'hai due dadi, su. Oh, bravo. Vai qui, seguilo. E l'ha anche stordito. Bravo, Groxigor. Quasi sarebbe da fare con lo scinco sta cosa. Ho usato un ritiro, non me lo ricordo. Ti prego non cadere, ti prego non cadere, ti prego non cadere. Perfetto. Ok, vai qui. Ah no, ok. Vai qui. Tu vai qui. Tu rialzati. Tu rialzati. No, what was it? To avoid losing the ball, he swallowed it and then made for the opposition end zone. Perfetto. That little trick came to an end at the day. Bene, così va marcato anche quest'altro. Molto bene. Allora, situazione attuale, portatore di palla completamente circondato e se Dio vuole tanto male il prossimo turno. Oh no, mi hanno messo a capo la lucertolina quella fantastica. Ha rotto il placcaggio un'altra volta. Però non ci credo, non ci credo. Come ha fatto? Cioè, con agilità 3 quella cosa era difficilissima da fare. Devi fare uno scatto. Ti prego. Ok. Rilancia. Ok. Ma no, ma come? Oh mio Dio, mi serve uno scinco che deve fare i numeri da circo. Dannazione. Che macello. Allora, aspetta. Cerchiamo di liberare questo Sauro. Una spinta, ti prego. Oh, vabbè. Va bene lo stesso. Ti prego, fai questo scatto. Dai, uscire da qua gli sarà difficilissimo, anche se già l'ha fatto. Mannaggia la miseria! Ma che stress, su, come ha fatto a smarcarsi da lì? Oh, è caduto, perfetto. Proprio questo volevo io. Perfetto, adesso, adesso. Rialza questo Sauro. Manda questi sauri a dare una mano in altre situazioni, perché sennò è un casino. Sì. Bam. Adesso Proxigor. Vai qui. Beh, ovviamente, grazie. Scinchi ne sono rimasti pochi. Ma guarda, non ci arriverà mai. E niente, devo per forza fare così. Lo sai che faccio? Lo sai che faccio? Allora, metto un Sauro qui. Faccio tutto quello che dovevo fare. Tipo smarcarmi con questo e andare fino a qua. Poi un blocco a un dado con... Segui. Ok. Ragazzi, provo a prendere la palla col Sauro, perché non voglio lasciarla qui. Oppure sarebbe il caso di lasciarla qui? Every now and again, Blood Bowl throws up a real mixed bag of a team. Like the Motley Horde. That's made non saprei. Yeah, can't be easy to coach those cast-offs every day of the week. Beh, in effetti, allora, le mummie non possono fare proprio più niente. Dai, ci provo, che me ne frega. L'ha presa. Non ci credo. L'ha presa veramente. Che cosa fantastica, ragazzi. Anzi, fai una casella indietro, va. Così la mummia deve fare due scatti soltanto per arrivarti a contatto. Fine partita imminente, lo so. Ho due turni. No, tecnicamente 3, 14, 15 e 16.
Minchia, quanto disturbo per andare a disintegrare quel povero scinchetto. C'è riuscito a smarcarsi. Dannazione. Sto scinco lo dovrò levare da là, perché se no succede un macello. Però ora come faccio a passare da qua? Lui ha schivata, quindi mi serve un Sauro che possa... che è il portatore di palla stesso. Purtroppo. Vabbè. Mi sono messo una merda da solo. I'm off to get one. I'll be back in 5 minutes. And so now you like Big Moot sandwiches? No way! A little elf duty, yeah. Ma tu vai qua. Tu vai qui. Facciamo gruppo. Tu vai a controllare questa mummia qua. Tu vai qui e tu qui. Facciamo un bel rissone centrale. Prova a smarcarti, dai. Ok, bene, almeno non finisci fuori campo il prossimo turno. Ci manca qualcuno? Direi di no. Proviamoci. Ho fatto la scempiaggine con il Sauro e purtroppo è così. Ah, ma che bello. Adesso mi devo liberare anche di quell'altro. Toh, pigliati questo. Allora, caro Croxigor, ti prego alzati. Ovviamente no. E adesso? Non riuscirà mai nella vita a smarcarsi. Oh, un KO. What finesse, what style, what perfection. What a hammer blow. Nazione. The champions of death mummies are rediscovered blood bowl players. Yes, of course, Jim. Everyone knows they're 8,000 years old. I guess that makes it. Fammi pensare se posso inventarmi qualcosa. Seriously, you need some new material. Sto cercando di fare in modo che il Sauro possa. Vabbè, no. Non posso fare niente. Posso provare a rilanciare. Esatto. Sì, seguilo, va, che almeno si leva di torno dalla mummia. Yeah, but from his opponent's point of view, it was a short conversation. Beh, in effetti, così facendo, vai, tirala per terra. Perfetto. Oh, yes. He's not the sort to stay down. Ok. Esatto. Vai, vai, segui. Oh, ho messo a capo la star. Benissimo. Proviamolo a due dadi, così tanto per. Va bene. Ma ci siamo, ragazzi. Purtroppo è l'ultimo turno. Non farò meta. Non certo con il Sauro, almeno. No, non farò meta del tutto. Neanche per caso è rimasto un Sauro molto su. No, non posso fare niente. Posso solo cercare di pestare a sangue il più possibile tutti. Today's insight comes from Jaime Schnivel, coach and owner of the Goblin Lowdown Rats team. In yesterday's Spike magazine, he said that Blood Bowl was like war. No winners, just survivors. Oh, bam. About as deep as his team's position in the rankings. Questo. Vabbè. Vai con placcaggio. Bam. Nice left punch. Right on the nose. È rimasto qualcuno in piedi? Sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no. Adesso, ragazzi, vi mostro una cosa che non faccio mai, ma dato che ci sono e che non me ne frega niente, ci provo. Faccio un fallo. E il fallo sarà aiutato da tutti i giocatori intorno a lui. Ci provo. No
No. Va bene, purtroppo se mi vede l'arbitro finisce. Vabbè, ma finisce comunque. Fine partita, ragazzi. Partita decisamente fortunata, ma speravo di ottenere di più. Davvero speravo di ottenere di più, soprattutto nel finale. E in certi momenti ho avuto qualche problemuccio. Va bene, 4 va bene. E d'accordo. Vediamo se è avanzato qualcuno di livello. Sì, che è avanzato qualcuno di livello. Chi è? Un Sauro, che è passato a livello 3. Ottimo. Vediamo un po'. 9. Placcaggio oppure... oppure guardia? No, decisamente placcaggio. Poi è aumentato una lucertolina ad arrivare a livello 4. E questa presa, passo sicuro. Direi scatto, sì. Sì, a sto punto. Sì. Facciamo così. Il Croxigor ovviamente niente. D'accordo. Adesso abbiamo 120.000 di denaro. Io... no, me li tengo, dai. Me li tengo ancora. A posto, ragazzi. Direi che per oggi è tutto. Vittoria buona, ma non tanto quanto speravo. E noi ci vediamo domani con un altro bel match. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. E mettete un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e vi sta piacendo la serie di Blood Bowl. A domani.